un documento storico di eccezionale valore, consegnato nel 1552 dal maestro orologiaio Felice di Salvatore da Fossato. L'orologio, dopo ben 4 secoli e mezzo, mantiene la funzionalità dei suoi complessi meccanismi e ancora oggi, grazie a sapienti restauri, si possono udire i suoi battiti e i suoi rintocchi mediante l'originario azionamento a pesi di pietra e corde. Io credo che nessuno ti stia... Cazzo, com'è? Avevamo già fatto un sacco di piani, disfatto la valigia. A un certo punto si sente toc toc. E là in fondo, alla fine della camerata, dall'altra parte, si apre la porta con le alte 4 metri. Con la signora Rottermeier che entra. Entra la signorina con un bambino con la borsa davanti così. E chi era questo bambino? E noi lo E allora praticamente questo bambino era lui che voleva stare con suo fratello. Certo, poverino. Allora la signorina che era lì, ciao, dai, tu, alla borsa vai. Ha cambiato Camerone. E io, perché c'è qualcosa? Claudio che fa tutto male, vabbè, Michi, fa niente, non è successo niente. Però posso dire che la signorina ha avuto un cuore di pietra, poteva tenervi tutti e tre. Eh no, tu non vedevi come piangevo io. Io ero disperato. Oggi i bambini farebbero così, ma noi eravamo cresciuti col senso del dovere e dell'obbedienza nei confronti. Esatto. Cosa c'è? Ciao Micio. Ciao. Questa era la stanza di Ste. No, Nanook, non andare via. Arriva da qua. Ehi. Oh. Sei preoccupato?
Allora Fabri, è ora di andare a casa. Video. Sei piccolina così non si vede tanto. Che gentile, grazie amore, sembra che l'ho fatto con te il 25esimo. Mi ha mandato tua moglie. Ah, grazie amore. Vuoi la tisana? Sì, grazie. Uè, cosa c'è? Dura la vita, eh?